Oh, che infarto. Riccardo, posso distruggere il nido? Oh. Hai già rischiato abbastanza oggi. Eh sì. Posso attivare tutti i nuclei, poi li sovraccarico e avvio lo svuotamento del reattore. Distruggerà qualsiasi cosa sia qua sotto. Interessante. Sto cercando di dissuaderti, Ripley, ma mi piacerebbe che non morissi. Sovraccarico del nucleo alfa. Ci sono dei circuiti di sovrafflusso d'emergenza che portano l'energia in eccesso nei condensatori in serie su ogni torre. Se li separa e scarico il sistema, lo svuotamento avverrà all'esterno e il nido si troverà in pericolo. Oh mio dio. Di quello che hai detto. Neanch'io. Qualcosa a cui aggrapparmi. Cosa? Cosa stai scherzando? Stai scherzando, vero? Io ho sparato un fucile a faccia un fucile a pompa in faccia a sto coso. Non gliene ha fregato niente. Fammi iniettare sta roba. Grazie. Sai cosa? Dovrei avere una molotov qua io. Bruciate ragazzi. Ah, è bruciato uno solo. Dov'è questo bolt gun? Ok. 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 È forte, eh? Mi piace. È davvero potente. Ok. Tanta roba. Esatto, silenzio, non ti voglio sentire. La cosa bella sarebbe anche poter riutilizzare i colpi della bolt gun. Ma non si può avere tutto dalla vita. Ok. Le carichiamo per sicurezza, adesso posso fare con calma. Cioè con calma, in fretta, diciamo. Ma dove deve, dov'è? Ah, ok, devo andare lì. Beh, circondato da questi cosi sarebbe stato un problema, diciamo. Giocare con ste cose. Giocare con tutti questi tasti da premere. Speriamo che i xenomorfi non riescano a seguirmi. Anche perché non hanno condotti dell'aria da seguire, c'è solo un ascensore. È un po' difficile da utilizzare. Oh, sovraccarico. Uno. Sovraccarichiamo anche l'altro. Via, 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 via. Ripley, Ripley, Ripley. Non sei abbastanza veloce. Abbiamo fatto cardio le ultime 8 ore. Dovresti essere... Cosa? Perché? Non posso farlo. Perché non posso farlo? Ah, devo prima premere il tasto. Ok. Una cosa per volta devo fare. Ho capito. Ho capito. Ho capito. Cosa? Ah, devo premere su. Giù. Su. Giù. Sinistra. Posto. Uno è sovraccaricato. Adesso devo sovraccaricare anche l'altro e siamo a posto, direi. Come no? Dai! Ma che è sta roba? Mannaggia a te! Ancora. Ah, e così ci libereremo di questo nido di scarafaggi. Cosa devo fare? 47,91. Fatto. Contento? Poi? Sovraccarico del nucleo beta. Ok, posso andare dall'altro adesso. Però ho l'impressione che arriverà un alieno e mi seguirà. Non so voi, ma io ho questa impressione. Ma il bolt gun può uccidere gli alieni? Punto interrogativo. Ma gli alieni si possono uccidere? Punto interrogativo. Non credo. Non credo proprio. Sarebbe troppo facile. Oh boh, 300 colpi per coso. Ah. Giù. Sinistra, su. Ok, a posto. Ancora uno. Dovrebbe essere questo l'ultimo rimasto, no? 22. 22, 46. Invio. Perché per forza invio non mi fai premere come tutto il resto? Oh, oh mio dio! Tu non dovresti trovarti qui, coso! No, questo ha smesso di funzionare. Ok. 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 Posto ragazzi. Tocca a voi, eh. Uno per volta. Non c'è problema per me. Come fa sto spinello a essere più veloce, più forte di un fucile a pompa? Vabbè, non facciamo domande. L'importante è che li uccida in un solo colpo. Sì, esatto, grazie. Silenzio, non ti voglio più sentire.
Ok, lanciafiamme, perfetto. Oh, uno aveva della miscela, perfetto. Bravo ragazzo. Adesso? A posto? Indirizza... Oh, indirizza la corrente. Dov'è che l'indirizzo la corrente? Laggiù. Ma porca mannaggia. Mai così facile, vero? Mai troppo facile. Beh, sto trovando tante munizioni per i Vulcani, che mi fa pensare che devo per forza ucciderli questi cosi. Indirizza la corrente. Perfetto. Avvia lo svuotamento della sala, controllo reattore. E come si fa? Come si fa? Ok, stanza lì, vicino all'ascensore. Perfetto. Non capisco come mai gli alieni non siano usciti dal reattore. Cioè, quanti erano gli xenomorfi là? Erano tre. Questo è un problema dei xenomorfi, che si moltiplicano come se niente fosse. Oddio mio, forse mi devo sbrigare. Forse mi devo sbrigare. Corri, Ripley! Ho perso troppo tempo a indagare su questi corpi. Mannaggia, devo andare lì, vero? Perché adesso è aperto. Uscita di emergenza. È giusto, è giusto. No. Come via lo svuotamento? Devo uscire? Credo sia giusto. Credo sia giusto. Credo. Oh. Grazie. La mia torcia personalizzata. Molto meglio della torcia normale. Scala. Ah, e arriverò lì all'ufficio centrale, dove c'è il computerino, ok. Quello con la vista su tutto il generatore, su tutto il reattore. Ok. Ah. Però che culo che hanno i xenomorfi, che gli esseri umani siano compatibili con il loro, con quello che mangiano loro, in modo che possano deporre le uova senza problemi. Oh, che devo fare qui? 25? Che? Cosa? Non lo so, non so cosa ho fatto. Non so che cosa ho fatto, ma sembrava giusto. Riccardo, è giusto? Sto per distruggere il nido. Oh, tieniti forte. È giusto. Ah. Ok. Siamo sicuri? Siamo sicuri che basterà ucciderli? Qualcosa mi dice che siano immuni anche... Oh! Oddio, hai visto? Avete visto? Oh! Oh! Questo doveva ucciderli? Qualcosa mi diceva che erano immuni ai cazzo di... alla cazzo di elettricità. Oh, mannaggia me. Secondo me hai combinato solo più guai. Perché almeno prima... Sono ancora alla stazione. Merda. Mi dispiace, Riccardo. Al dipartimento dell'ufficiale, Ripley. Ti prego. Almeno prima... Torna da Riccardo. Almeno prima... I xenomorfi se ne stavano lì tranquilli. Ora no. Ora sono qui. Con noi. Siamo nei guai. Avete visto quanti erano? Erano come minimo una trentina. Come minimo. Cioè è bastato uno a distruggere... Ripley, sta succedendo qualcosa di strano. Tu credi? Devi andare al centro medico. Ora... Lo svuotamento del reattore sta ripristinando i sistemi di Sevastopol. Luci, navette, forse anche comunicazioni. Credo sia la nostra grande occasione. Vai, subito! Non abbiamo molto tempo. Io scendo nell'area comunicazioni. Quanto sei sicuro che quello che sto facendo li ucciderà? Cioè, veramente, io potevo semplicemente farmi i cazzi miei. Perché sono dovuto lì andare a scaricare, a usare la scarica elettrica? Avete visto? Li abbiamo liberati tutti. Adesso siamo nei casini. Porca mannaggia, potevo farmi i cazzi miei per una volta, no? Ai. Che devo fare? Devo chiamare? Chiama navetta. Chiamiamole tutte nel dubbio. Ah no, solo una le dovevo chiamare. Solo una potevo chiamare ed era quella. Ok, perfetto. Perché ho l'impressione che arriveranno tanti alieni adesso? Oddio mio. Il mio radar era impazzito. Veramente sembrava un albero di Natale. Porca mannaggia. Dai! Ma ti sbrighi! Sbrigati!
Oh! Porca mannaggia, apriti! Apriti! Porca miseria! Minchia, mi sembra di chiederti un favore! Oh, peggio della Trenitalia! Corri quando puoi, accovacciati frequentemente, crea diversivi e non restare mai nello stesso tempo. I sintetici sono vulnerabili agli attacchi fisici quando vengono storditi, davvero? Non l'avrei mai detto. Vorrei che i xenomorfi fossero sensibili al mio piede di porco, invece no, non gliene frega niente. Raggiungi la torre scemo, perfetto. Ma perché devo raggiungere la torre scemo, scusami? Altra navetta da chiamare. Dite che è un xenomorfo oppure è un... Secondo voi che cos'è? È un alieno? È un alieno? È un xenomorfo? Oh sì che è un xenomorfo. Oh sì che è un xenomorfo. Cosa devo chiamare io? Questa? Ok. Non mi posso neanche nascondere negli armadietti. Ma sei merda sei. Nemici vicini. Tua zia è vicina. Oh, posso nascondermi qui. Ah, a posto. Ok, si sta avvicinando. Ok, è pericolosamente vicino. Sta per scendere giù. No, si sta allontanando. Va bene così? Va bene così. Oh porca miseria. Oh porca miseria quanto movimento che c'è qui. Oh ma state ballando il tango lì, il valzer. Brigati. Brigati. Veloce, torre scemo. Ciao ciao belli. Oh porca miseria. Quanta ansia. Quanta ansia. La violenza nei confronti degli umani va contro la programmazione primaria dei sintetici. Sì, sì. Sì, sì. L'abbiamo visto, per tutto il gioco l'ho visto. Sono proprio dei ribelli questi robottini, eh. Perché dove devo andare io? Ah, mi sta ancora aggiornando l'obiettivo. Perché? Un altro alieno? Ma perché si muovono così lentamente? Di solito sono velocissimi. Riccardo, sono al centro medico. Sei arrivato all'area comunicazione. Secondo me Riccardo è morto. Ah, no, ciao, ciao. E perché mi hai mandato qui? Piano B, Ripley. Prima di andarmene, il sistema ha rilevato una nave in avvicinamento a Sevastopol. Credo sia la Nisidora. Marlowe è riuscito a inviare i codici per il richiamo automatico quando le comunicazioni erano aperte. Dobbiamo raggiungerla. Sta attraccando. No, ma sta stazionando qui vicino. Vai, aspetta, aspetta. Le ambulanze. Gli shuttle sono per le distanze corte, ma andranno bene. Ok. Quindi devo usare uno shuttle per chiamare la Nisidora. Ok, è lì. Quindi dove devo andare io? Mi stai dicendo dove devo andare, Frank? I sistemi di salvato sono ripristinati per dormire. Marlo è riuscito a chiamare la Nisidora. Trova un'ambulanza per distanze corte. Dove cacchio la trovo la tua ambulanza per le... Avete sentito il xenomorfo? Non è molto contento. Chiama navetta, giusto? Questo dove mi porta? Giusto? All'aspetto di un'ambulanza per le distanze corte quella. Cioè, non è vero, però spero che lo sia. Oh! Dove sei? Bestia! Dove sei? Ok, si sta aprendo. E questa? Giusto? Oh merda, è qui. Beh, quei pochi esseri umani che... sono sopravvissuti al singolo xenomorfo. Ora dovranno fare i conti con 40 xenomorfi liberi e affamati. Questa è un'ambulanza per le distanze corte? Dove mi porta questo? Alla sala macchine? Perché dovrei andare alla sala macchine, scusami? Sala controllo navette. Forse è lì che devo andare. C'è un punto di interesse. Non corro perché li attiro. Cammino tranquillamente. Passeggiate. Una promenade mattutina, Ripley, una promenade. Che bel sole che c'è in giro. Help, qualcuno ha inviato una richiesta di aiuto. Keep out.
Non entrate qua dentro. Molto interessante. Portello bloccato. Interessante. Sono di nuovo bloccato in questo posto. Un bel cesso di posto. Oh, qui è aperto. Qui è aperto. Qui. Mio Dio, mi ha spaventato. Sono Sinclair. Abbiamo bisogno di scorte. Prendete quello che potete. Da chi volete. Ho trovato un'area negli alloggi. Possiamo metterci lì dentro e aspettare i soccorsi. Ho fatto chiudere i condotti e staccare gli ascensori, così saremo inattaccabili. Non c'è spazio per altre persone nel rifugio, ma possiamo crearne un po' per cibo, farmaci, acqua e armi. Se vogliamo sopravvivere a tutto questo, non c'è tempo per la pietà. Cosa significa? Cosa significa? Che li avete lasciati morire di fame, quei poveri rimasti? È giusto qua? È qua che dovevo andare? Giusto qui? Punto di interesse. Qui che devo andare io? Questo dove mi porta? Alla navetta per la torre Shimed. Non lo so dove devo andare. Trovo un'ambulanza per le distanze corte. Per te è facile parlare, ma dove? Dove sta l'ambulanza per le distanze corte? Ah, spero per te che sia la strada giusta e che io non stia perdendo tempo. Spero per te che sia la strada giusta. Oh, porca miseria. Qui è saltata la corrente. Sempre bello vedere che la luce è dalla mia parte. Mi piace molto di più la visuale così. No, non devo andare qui. Non dovevo andare qui. Come non detto. È tutto chiuso. Quindi? Ah, sta ambulanza per le distanze corte. Dove cacchio la trovo? Dove cacchio la trovo? Non lo so. Apollo. Figlio di Apelle. Dai. Ok, abbiamo un figlio di nome. Che è stormore. Però dove mi porta? Dove mi porta questo posto? Questo condotto dell'aria. Ah, ma io da qui sono... Ok, ho capito. Ho capito dove mi porta. Ho capito dove mi porta. Dove sono arrivato io prima. Quindi qui ci sarà la scala. Perfetto. Ho capito. Ho capito. Ma puoi inviarmi, non lo so, una guida, una mappa per capire dov'è che trovo questa tua navetta per le distanze corte? Che non è esattamente facile, eh. Ok, non sta reagendo. Perché mi pare che questo nastro l'ho già ascoltato. Mi pare. L'avrò già sentito. Non ne sono sicurissimo, ma mi pare di averlo già ascoltato. Ok, di qua non c'è niente di utile. Sintetici fuori. Uomo cerchiato. Mezzo salvato. Sala macchine. Chissà se devo andare lì. Questo è? Nel dubbio chiamiamola. Meglio tenerla a disposizione. Pezzi di metallo te li puoi infilare in un posto. Che probabilmente ti piacerà. Madonna mia, non l'ho vista. Eccola qui. Ambulanza per le distanze corte. Perché ho l'impressione che salterà un alieno da quel condotto dell'aria? No? Niente? Su serio mi vuoi risparmiare? Potevi spaventarmi, eh? Mi sarei spaventato, sul serio. Sul serio. Oh, torce ioni. Quindi qua che devo andare. Prima non ce l'avevo, ora che ce l'ho posso andare. Più veloce! Via! Via! Oh, porca miseria. Rilevato del movimento? Mettila via più in fretta. Mettila via più in fretta! Dove? Ok. Apri. Aperto. Giusto? Giusto? Vado, eh. Vado, eh. Non mi spaventare. Lieno. Bel bravo. Cerchiamo di... Non dico di essere amici, ma di essere come minimo... collaboratori. Tu non fai male a me, io non farò male a te. Non ti scotterò le chiappe. Anche se tu sei in grado di farmi molto più male. Io qualche volta riesco a farti male, ma proprio male, tra virgolette, riesco a farti solletico se vuoi. A ustionarti un po' le chiappette, se vogliamo definirlo male, ma tu riesci a farmi male male. Del tipo, se mi sfiori sono morto. Mi infili quel codo, quel codone nel posto dove non batte il sole e io sono finito, a quanto pare. Questa sportello bloccato. Oh, torce ioni. Non l'avrei mai detto.
Tagli al pannello sono in caso di emergenza. Questo è un caso di emergenza? Boh, forse. Potrebbe anche esserlo. Oh! Mannaggia a me! Ho sparato per sbaglio! Ho sparato per sbaglio! Bastardo, sente pure il lanciafiamme sto stronzo. Allora ci sono gli alieni qua. Bastardo, mi ha sentito. Ho sparato per sbaglio. Ho dovuto sprecare delle munizioni preziosissime. Accedi alla registrazione? Hughes, sono Ransom. Ho appena ricevuto il tuo messaggio. Bastardo. Sì, sono stato no. Nel relè di trasmissione per no. Perché non mi posso infilare qua sotto? Di equipaggi passati a Sevastopol tempo fa. So che sei preoccupato, ma è acqua passata ormai. Dovrei solo sapere un'altra cosa. C'è un pacchetto di trasmissione di routine che la compagnia ha inviato da Tedus prima che una nave iniziasse il viaggio di ritorno sulla Terra. Niente di speciale. Ripley mi ha chiesto di registrare un rapporto riguardo oh! Che è successo in un mondo medicale mentre ci stavamo agganciando alla raffineria. Ecco che è successo. Io e Brett abbiamo tenuto in piedi questo posto solo con le nostre forze. Con i milioni di tonnellate di minerale che trasportiamo è ovvio aspettarsi che qua giù con noi ci sia qualcuno che guadagna bene. Per controllare quello che ci serve, volete uscire dal sistema nel momento prestabilito la prossima volta? Il latte lo trovo in secco per un po'. Aspettate finché non abbiamo finito e ci pagate quello che ci spetta. Parker, passo e chiudo. Quindi? Quella era l'estrazione della scatola nera? Ma che cosa afferma questa scatola nera? Che hanno trovato dei minerali alla raffineria. Coso? Tornatene nei condotti dell'aria! Suino! Grazie! Grazie a Dio! Ho sparato per sbaglio col lanciafiamme, madonna mia, come se avessi gridato! È come gridare per sbaglio su... Zomboid! Boh, abbiamo scoperto che è successo a sua madre. Giusto? È giusto. Oh, ci leviamo dalle scatole. Ho sprecato 70 proiettili preziosi per il mio lanciafiamme. Mi brucia, mi dà fastidio. Erano utilissimi. Se cammini accovacciandoti farai meno rumore, ma ti sposterai più lentamente. Grazie, Capitan Logica. Logico come al solito. Questi sono tutti morti, morti male, vedo. Trovo uno shuttle ambulanza di San Cristobal. Marlo ha già preso uno degli shuttle. Ok. Ah, ma qui è dove... Ok, ho capito dove siamo. Ha fatto davvero un casino qui. Beh, ho la maschera antigas adesso, teoricamente. Dov'è che devo andare io? Ok, ho già sbagliato strada. No, no, non ho sbagliato strada. È la strada giusta. Alieni? Nei dintorni? Alieni nei paraggi? Oh, porca miseria. Cosa? Chi, dove e quando? La brucia, quindi non posso andare di là. Quando mai? Quando mai è stata la strada più corta? Quando mai? Portello bloccato, quando mai? Chi? Finiscila di far rumore inutilmente. Io devo andare lì, devo fare il giro di tutto il posto. Ostaccio. Non respirare così affannosamente. Oh, cacchio. Ah! Stronzo! Ok. Diciamo così, uccidiamo questo. Lascia fiamme. Ok, sta arrivando. Sta arrivando. Dove? È qui. No! No! Gambine, cerca da un'altra parte. Bersederino, cerca da un'altra parte. Qua non troverai niente. Qua non troverai niente. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Oh, ma mi lasci in pace. Vattene via. Oh merda. Ah, stronzo. Vattene via. E ancora, eh? Perché merda, eh? Ha paura di farsi male, si avvicina silenziosamente.
Ah, continua a rompere i coglioni, eh. Proprio bastardo. Spero che tu mi dia della miscela. Ok, mi ha dato della miscela, perfetto. Adesso dove devo andare io? Alla centrale elettrica. Vediamo. Camminiamo. Sperando che non mi salti davanti il coso. Simpatia, intendo. Ok, l'ho sentito da qualche parte. Non ancora capito. Ciao, amico mio. È un piacere vederti. Lo fai in disse ricarico nel frattempo? Ma quella fiatata nera? Io mi laverei i denti fossi in te, perché non è normale che esca così tanta aria. Aria sporca. Cioè, se hai una petroliera in bocca, che cos'hai lì? Bastardo. Oh! È più di uno. È più di uno. L'avete sentito i passi? Bastardi. Qui dove vado con questa? Unità gestione crisi. No, non devo andare qui. Purtroppo non devo andare lì. Perché dico purtroppo? Perché ero già lì, quindi teoricamente sarei scappato da questa zona brutta. Invece no. Invece no. Che pazienza sto gioco. Che pazienza. E ora? Giusto? Giusto di qua? Sì, è giusto di qua non ci sono ancora stato. Eh sì, Ambulance Bay. Baia delle ambulanze, è giusto qua. Salvataggio, salvataggio, niente, niente zona di salvataggio. No, niente zona di salvataggio. Mannaggia te, Tasi. Fa schifo farmi salvare la partita, vero? Che cos'è sta roba? Ho potenziato il mio sintonizzatore. Vabbè, spero che mi serva. Oh, lì posso andare. E qui indovinate un po' che cosa dovrò utilizzare. L'insintonizzatore potenziato. Indovinate dove sta arrivando questo alieno? 10 a 1 che verrà dentro questa stanza. Ma porca mannaggia. Granata flash livello 3. Sai quante volte ho utilizzato la granata flash? Secondo me se ti sforzi riesci ad indovinare il numero. È un numero che si trova tra 0 e 0. Ah no, una volta l'ho usato, è vero. Sai quanto mi è servito? A niente. Non mi è servito a niente. Vediamo sta granata flash. Dispositivo deflagrante ma non dannoso che esploda l'impatto. Sto ardendo gli umani nelle vicinanze cercando chi di guarda la detonazione. Usata come dispositivo di prossimità modificato. Può essere solo gli esseri umani. Funziona solo contro gli esseri umani, perfetto. Quindi contro i xenomorfi più che inutile. Vediamo. Oh porca miseria, più difficile no? Che sono io? Un hacker bontà? Croce trasversale? FF... Da 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 da. Ce l'ho fatta. Oh. Sono un genio. Sono un genio. Le coordinate sono già nel sistema. Premi il pulsante e basta. E buono. Lui morirà. Non fare troppe domande, vai via e basta. Stai facendo già troppe domande. Via, via, via. Si parte, Ripley, si parte. Non fare altre domande. Parti e basta. Ciuf, ciuf. Via di qui. Oh, stressante, stressante. Devo ammetterlo, stressante. Sono già partito? Così in fretta? Facile. Sperando che non ci siano xenomorfi attaccati alla navicella. Dove stiamo andando? Ambulanza per la distanza corta. Dove stiamo andando noi adesso con questa ambulanza? Elevatore in movimento è vitale per la tua sopravvivenza. Usalo bene, ma più o meno, sai. Secondo me sono molto più utili le orecchie in realtà del tuo rilevatore di movimento. Anzi, il rilevatore di movimento mi incula sempre di più, perché tira il xenomorfo. Sente il bip bip e arriva verso di me. Quindi secondo me è solo Riccardo, peggio. Mi senti? No. Molto poco. Ripley, ti stai allontanando troppo. Il collegamento non reggerà per molto. E non sembra che stia reggendo già adesso, sai. Ah, porca miseria, porca mannaggia.